Adesso parla per illustrare il manifesto delle Confindustrie delle città metropolitane la Presidente dell'Unione Industriale di Torino, Licia Mattioli. Buongiorno a tutti, a me l'onore e l'onere di raccontarvi questo manifesto nostro sulle città metropolitane, città su cui è stato tanto detto oggi e su cui rafforzeremo alcuni concetti. Innanzitutto vorrei dirvi che mi piace pensare che noi siamo partiti già come Associazione delle Città Metropolitane Industriali nel 2011, e perché crediamo moltissimo nella centralità di questi enti per lo sviluppo del Paese in una politica industriale diversa e nuova. Ma vorrei ricordare che si è parlato di 20 anni, di 30 anni dal primo lancio di queste città e di queste aree metropolitane. In realtà già la Costituzione le citava, il titolo quinto, l'articolo 114, parlava di aree metropolitane già nella prima Costituzione, quindi pensate quanti anni abbiamo perso a riguardo. In ogni caso adesso è un bene che l'agenda del legislatore abbia preso questo disegno di legge, le disposizioni sulle città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni. E qui viene bene quello che ha appena detto il mio sindaco Fassino, perché in realtà alcuni comuni devono essere riuniti per poter dare dimensioni poi tali per cui possano essere gestiti dalla città metropolitana e dall'area metropolitana. Questa è un'occasione che il Paese non può perdere. Non può perderla perché? Per varie ragioni. Ci sono dei numeri che sono molto significativi sulle città metropolitane, perché come potete vedere rappresentano il 32% della popolazione d'Italia, di cui 34% di stranieri, popolazione che nelle città medesime è cresciuta del 5,5% nel decennio 2000-2010. Rappresentano il 36% del PIL e nell'ultimo decennio in queste aree la crescita è stata del 7%. Il 33% delle imprese e il bene 35% degli addetti. Non solo, ma anche il 33% degli scambi internazionali, il 48% dei depositi bancari e il 52% degli impieghi, il 51% delle manifestazioni fieristiche internazionali, con un 73% addirittura dei visitatori nazionali e internazionali, il 76% del traffico aereo passeggeri e quasi il 90% delle merci passano dalle aree metropolitane. E hanno il 44% degli atenei col 54% dei corsi universitari e ben l'81% dei brevetti sono depositati a persone che risiedono in queste aree. Questo mi sembra che dia evidenza e rilevanza di quanto queste aree siano il motore propulsivo dell'industria del nostro Paese. E quindi è chiaro ed evidente che devono essere utilizzate come elemento portante delle future politiche industriali. Peraltro, come citava qualcuno prima, non ricordo più chi, quando si fanno dei pensieri di investimenti, di localizzazione di stabilimenti nei nostri territori, nel nostro territorio, è chiaro ed evidente che tanto più grande è l'area urbana, tanto più l'investimento viene preso in considerazione, anche in funzione di quello che le città metropolitane dovrebbero fare, e cioè quello di dare un attore unico che può decidere sia nei confronti del territorio, quindi nei confronti verso dell'interno, che nei confronti degli investitori, superando quelli che sono i problemi di tutti i giorni di avere più interlocutori che a volte sono in sovrapposizione ma a volte anche in contrapposizione vera. E questo permetterebbe oltretutto di esercitare da parte dell'area metropolitana di un potere unitario di negoziazione con accordi che permetterebbero con le amministrazioni periferiche di realizzare delle infrastrutture o trasporti come interventi di interesse nazionale, quindi superando di nuovo tutte quelle dualismi e quelle diversità che ci possono essere divedute tra le singole aree più piccole geograficamente parlando. D'altronde il professor Barber diceva prima una cosa, ha citato una cosa molto interessante, cioè il fatto che queste aree così allargate presentano dei vantaggi notevoli e che superano quel problema di differenza che c'è tra degli enti creati 400 anni fa, parlava proprio di 400 anni, un periodo di pre-industrializzazione, e delle società moderne che sono sempre più in corsa contro il tempo. Quindi questo che cosa significa? Significa che queste aree sono in grado di darci delle caratteristiche vincenti di governance, quali per esempio attivare partnership, quali per esempio operatività veloci, capacità organizzative, problem solving senza condizionamenti.
Questo è molto importante perché voi pensate che sono le stesse caratteristiche che hanno le nostre imprese che funzionano. E quindi a maggior ragione noi industriali siamo convinti che questo sia il modo di uscire dai problemi che oggi affliggono questo paese, uno dei quali è il principale e soprattutto la burocrazia. In più noi dobbiamo trovarci pronti in un sistema europeo che ha sempre più importanza, con un ente capace di rispondere a delle normative che premiano e favoriscono le città metropolitane. La cornice legislativa peraltro ci preoccupa perché è vero che ha fatto molti passi avanti, ma ha ancora dei punti oscuri, soprattutto laddove, come si diceva prima, prevede la possibilità di costituire delle ulteriori città metropolitane, a parte le 11 originariamente previste. E questo sicuramente crea delle difficoltà, perché noi dobbiamo oggi pensare delle politiche per caratterizzare queste realtà importanti, queste realtà urbane molto importanti, e se pensiamo di aggiungerne via via, vediamo che si creerebbe solo confusione. Quindi dobbiamo ad oggi cercare di restare e di chiarire queste zone d'ombra, di restare fermi alle 11 città, alle 10 città originarie. In più bisogna dire che bisogna stare molto attenti, perché un'altra delle preoccupazioni forti che abbiamo evidenziato nel nostro manifesto è quella di non creare un ennesimo livello governativo, politico e amministrativo. Bisogna cercare di avere in realtà una situazione diversa da quella di prima, più semplice, più fluida, che ci permetta di eliminare burocrazia, di semplificare e non di complicarci, permettetemi, come imprenditori, ulteriormente la vita. Questo è un passo per noi molto importante e una cosa di cui siamo molto preoccupati e che vorremmo fosse veramente evitata. Una cosa e una priorità che noi ci siamo posti parlando di città metropolitane e di aree urbane allargate è quella che, come ci siamo detti, sarebbe quella, diciamo, la conseguenza migliore, il miglior vantaggio di questo nuovo assetto, perché la città metropolitana permetterebbe di modernizzare la pubblica amministrazione con due grossi vantaggi. Uno, sicuramente l'accorciamento dei tempi della decisione pubblica. Noi oggi siamo afflitti da una decisione pubblica che è lenta, le risposte non arrivano e se arrivano arrivano fuori tempo massimo molto spesso. Ecco, avremo in questo modo un grande vantaggio di semplificazione e nello stesso tempo riusciremo anche a raggiungere una maggiore efficienza tecnico-organizzativa, perché si realizzerebbero delle economie di scala sia nell'organizzazione dei servizi che nell'organizzazione delle risorse, tanto umane quanto economiche ed organizzative, che sicuramente darebbero dei grandissimi vantaggi proprio nell'esercizio poi del rapporto impresa-territorio. La città metropolitana sicuramente sarà un attore proattivo dello sviluppo economico e potrà realizzare degli interventi incisivi sulla competitività del nostro paese e dei nostri territori, e sarà da sostegno a temi strategici molto importanti per noi imprese, quali il marketing territoriale di attrazione degli investimenti, sarà un centro di realizzazione di poli tecnologici attrezzati, potrà realizzare gli obiettivi dell'agenda digitale e operare meglio per le smart city e per le smart communities, ovviamente. Potrà servire per valorizzare tutte quelle opportunità che arrivano dall'Europa, come ci ha detto prima il sindaco Renzi, soprattutto nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, dello sviluppo e della coesione territoriale e sociale. Non ultimo, potrà servire a fare delle politiche del lavoro su formazione e ricerca molto più significative. Quindi, che dire, come si è visto, noi crediamo nella città metropolitana, speriamo che questa venga fatta in fretta perché non c'è più tempo di attesa. E soprattutto crediamo che questa possa fare da catalizzatore per tutte quei progetti e quegli interventi, non solo di natura di governo locale, ma di governo anche regionale, italiano, ma soprattutto europeo, che portino nuove risorse al nostro paese e ai nostri progetti. E in più il secondo elemento di grande interesse e di grande, come dire, appeal per noi di queste aree metropolitane si valorizza nel fatto che la ricchezza di queste aree può mettere insieme in maniera collaborativa, così come ci siamo messi in collaborazione noi 10 territori
uniti dalle 10 unioni industriali che rappresentano, può mettere insieme le complementarietà di queste aree senza sovrapposizioni, ma invece di essere in opposizione, di essere in complementarietà per darci più competitività, quindi esaltando tutte le differenze per creare un unicum in ogni territorio molto più forte. Quindi vorrei concludere dicendo che la cosa che in cui noi crediamo è senza dubbio l'area metropolitana, che è l'area del futuro, del presente, fatemi dire, più che del futuro, e che deve partire con un'Italia metropolitana senza più fermate. Grazie.